Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa sera, prodotti finiti, ne ho una valanga e mezza da mostrarvi. Li suddividerò in più video perché sennò mi viene un video veramente lunghissimo. Già i miei video sono sempre lunghi, ho sempre paura che siano troppo lunghi, però non riesco proprio a farli più corti. Quindi quest'oggi avrei diversi video da mostrarvi, però vediamo insomma a seconda del tempo che ho ora e quanto ci metto e vediamo se riesco a farvi uno o più video questa sera. Allora, vado con senza ordine logico perché non c'è, nel senso che una volta questi prodotti finiti sono i prodotti finiti degli ultimi mesi, minimo 3 mesi come minimo. Sì, ora non ricordo quando ho girato l'ultimo, ho avuto un po' di difficoltà negli ultimi video dei prodotti finiti perché mi scaricava la batteria piuttosto che memoria piena, piuttosto che arrivava Nicola e mi interrompeva, quindi può essere che negli scorsi video avete visto dei prodotti ripetuti, però vabbè, insomma, poco male, ecco. Diciamo che poi vi mostro quello che ho finito e i prodotti che meritano una menzione, vi faccio poi la recensione, quindi comunque non vi preoccupate che vedrete poi nel dettaglio tutto quanto. Allora, quindi parto a caso, sono in realtà prodotti un pochettino qualcosa di recente, qualcosa meno, perché insomma, a seconda di come li ho buttati dentro nel sacchetto, quindi man mano poi vi dico. Questo prodotto finito recentemente. Ecco una cosa importante. Può essere che alcuni prodotti che vedete finiti e non avete ancora visto i video haul perché non so quando, insomma, ve li carico. Io cerco di andare tutto con un ordine logico perché comunque quando registro poi mi segno il mese e vado bene o male in ordine. Però potrebbe essere che magari questo video dei prodotti finiti lo carico prima di uno dove c'è in realtà l'acquisto di questi prodotti, di quelli che magari si consumano facilmente, potrebbe essere. Non è detto, però potrebbe essere. Comunque, questo no, perché mi sembra che ve l'ho già caricato di video. Madò, che casino. Vabbè, non fateci caso. Allora, questo è un prodotto bio, è un prodotto dell'Iper, proprio marchiato Iper. I naturale per l'uomo e per l'ambiente è un tonico detergente all'aloe vera. L'avevo acquistato insieme all'olio corpo della stessa linea. Il prodotto è questo qui, vediamo di metterlo a fuoco. Ecco qui, certificato ICEA Cosmos Organic, come vedete dal simbolino qui. Dicevo, l'avevo acquistato insieme all'olio corpo, anche quello finito, quindi sarà da qualche parte. Perché erano in offerta, quindi questo mi sembra di averlo pagato 1,90 euro per 100 ml, quindi comunque a livello di quantità prezzo non male, perché comunque un 100 ml di saponaria, per dire degli idrolati di saponaria, lo pago 3,50 euro circa a seconda delle offerte, diciamo che più o meno il prezzo è quello. Qua 2 euro è un buon prezzo. Il prodotto è bio certificato, quindi comunque anche questa è una buona cosa. Mi piaceva abbastanza anche l'erogatore, così di quelli che si schiacciano e poi versate il prodotto. Io lo uso il tonico quasi sempre sul dischetto e quasi mai lo spruzzo in realtà, perché mi piace di più passare il dischetto. Però dipende, quelli che già sono concepiti con lo spruzzino li spruzzo, quelli che invece non ce l'hanno. Difficilmente vado a travasarli anche se avevo comprato uno spruzzino apposta. In realtà adesso l'ho riciclato per altro, per una cosa dei capelli, quindi insomma, vabbè. E allora, senza parabeni, profumi, coloranti, 99,4% di origine naturale sul totale, 22,8% biologico sul totale. 6 mesi di PAO, io l'ho consumato ovviamente molto prima, perché acqua micellare e tonico sono quelle cose che mi piace utilizzare, cioè che utilizzo prima di tutto tutti i giorni, sia al mattino che la sera. Mentre le creme, i contorno occhi li faccio un po' girare, questi bene o male ne ho aperti magari uno, due, massimo tre, però usandoli sempre sia al mattino che la sera li consumo facilmente. E anche magari dopo le maschere, al posto che andare a risciacquare, magari uso il tonico. Quindi
quindi insomma li consumo. Non mi ricordo quanto mi è durato, però ecco, meno di 6 mesi sicuramente. Non mi è piaciuto particolarmente, nel senso che sì, faceva quello che doveva fare, non ho notato particolari differenze della mia pelle dopo l'utilizzo di questo prodotto. Sicuramente andava a rinfrescare, reidratare la pelle, perché comunque contiene aloe vera. Non mi ha dato altri benefici particolari. Qua dice che deterge in profondità preparando la pelle ai trattamenti successivi rendendoli più efficaci, dona luminosità e idratazione. Utilizzare mattina e sera prima della crema giorno notte, applicare una quantità sulle mani, picchiettare il prodotto sul viso e collo lasciando che in pochi secondi venga completamente assorbito, adatto a tutti i tipi di pelle. Sì, niente di che, sinceramente non mi ha fatto impazzire, quindi non mi viene voglia di andare a ricomprarlo nell'immediato. L'ho già visto, rivisto, diciamo, in offerta, ma l'ho lasciato lì. Quindi diciamo che è un nì, non è un prodotto, cioè se rimanessi proprio senza tonico, sono in emergenza e so che questo costa poco, lo vedo in offerta, magari lo ricompro perché comunque fa quel poco che deve fare, diciamo. Però sicuramente non è la mia prima scelta perché a parte idratare la pelle, rinfrescarla, non ho notato grosse differenze e grandi benefici, insomma, un prodotto normalissimo, niente di che, ecco. Poi ho terminato, qua ne ho solo due, ma ne ho sicuramente altri in giro, già li vedo. Alcuni dei miei deodoranti preferiti di Balea, questi ve li ho mostrati praticamente in tutte le salse. Ci sono in ogni mio video dei prodotti finiti, ve ne ho parlato, straparlato, io questi li adoro. Costano poco più di 1 euro, alcuni 99 centesimi, altri 1,29 euro, comunque non superano mai gli 1,50 euro. E sono 200 ml, io li consumo molto molto facilmente perché ne spruzzo una valangata perché mi fanno impazzire. Io vado matta per il mango, che è questo qui. Purtroppo l'ultima volta che sono stata al DM non l'ho trovato, mannaggia la miseriaccia. Comunque sono tutti molto buoni. Io prediligo le profumazioni fruttate. Piuttosto che quelli floreali, quindi quasi sempre vado su questi qua. Mi piace molto quello appunto al mango, mi piace quello che sto per terminare adesso al fruit passion e pesca, mi piace quello al lampone lime. Diciamo che questi tre sono le profumazioni che mi piacciono di più, poi ci sono delle edizioni limitate che ho provato ogni tanto. Se c'è il tester lì, io di solito provo il tester, se mi piace acquisto. Ogni tanto vado a occhi chiusi e magari capisco un po' dall'immagine, tipo questo che è cocco e come si dice? E anguria, se non sbaglio, vediamo se c'è. Al profumo di frutti, dice qui, quindi vado un po' a interpretazione guardando un po' la confezione, sicuramente una profumazione fresca, dolce, delicata e effettivamente anche questo mi è piaciuto, niente da dire, la durata, come vi ho già detto, di 24 ore che vedete indicata qua, no, scordatevelo. Sono senza alluminio, quindi comunque una cosa positiva. Mi piacciono per le profumazioni a livello di deodorazione, quindi di efficacia contro proprio gli odori sgradevoli del sudore, nel senso non è che non mi fanno sudare, sudo lo stesso, anche se ho il deodorante, puzzo sicuramente un po' meno perché questi sono profumati, li uso molto spesso proprio come se fossero delle acque profumate, spruzzate un po' all over, un po' ovunque. E mi piacciono, mi piacciono e mi piacciono, continuo a ricomprarli, ne ho consumati veramente tanti, li amo e ve li consiglio, se non li avete mai provati e avete un DM vicino, prendete. Poi, sempre di Balea, strano, io adoro il DM e tutto ciò che vendono e amo particolarmente i prodotti Balea, per cui li vedrete spesso nei miei video, come saprete se avete già guardato qualche video. C'è comunque tutta una playlist di M, che appena ho più di un video, insomma una buona quantità di video, sicuramente farò una playlist dove li racchiudo tutti in modo che sia più facile per voi andare poi a ricercarli. E secondo me DM è il top.
e quindi merita insomma una playlist a sé. Comunque, questo, ma ho un brufolo che mi sta venendo e mi fa malissimo dentro nella narice e nel naso, ma si potrà. Vabbè. Questo è il trocken shampoo, quindi shampoo a secco, ormai ho imparato qualche parola di tedesco grazie al DM. Questo sapeva di fiori, ne ho provati diversi, sempre di Balea, di shampoo a secco. Io mi sono sempre trovata benissimo, splendidamente. Li ho sempre consigliati anche alle mie amiche che si sono trovate sempre altrettanto bene. Anche ragazze che magari avevano provato prodotti più costosi, tipo un Batiste, insomma, altri brand. Io sinceramente non ho intenzione di spendere più di 2-3 euro per uno shampoo a secco, quando questo qua lo pago 2,60 euro. Perché devo andare a spendere di più quando questo è altrettanto efficace? Mi sembra una stupidaggine, quindi non ho intenzione di provarne altri, rimango fedele a Balea e continuo ad acquistare anche questi puntualmente, un po' meno rispetto ai deodoranti, perché comunque è un prodotto, diciamo, emergenza, non lo uso sempre, non lo uso tutti i giorni, non lo uso neanche tutte le settimane, cioè capita magari 2-3 volte al mese di avere l'esigenza di utilizzare lo shampoo a secco in quelle situazioni di emergenza dove magari ho notato i capelli particolarmente sporchi e non ho il tempo materiale per lavarli. Sicuramente questo è un ottimo rimedio temporaneo che mi aiuta ad arrivare fino al giorno dopo. Per me funziona benissimo. Io non lo metto mai sulle lunghezze perché avendo i capelli decolorati le lunghezze sono sempre un po' più secche. Per cui lo uso soltanto nella zona dell'attaccatura dei capelli, che poi è quella più grassa e che mi si lucida un po' di più, e quella che dà l'idea di sporco, perché in realtà le lunghezze mie non sono praticamente mai sporche, perché sono sempre piuttosto secche, quindi non hanno mai quell'effetto lì che dici: Madonna mia, che capelli sporchi che c'hai. No, però l'attaccatura, soprattutto se magari li tengo un pochettino più sciolti, cosa che capita raramente, però se magari sudo un pochettino di più, faccio attività fisica e insomma, non lo so, in qualsiasi motivo voi abbiate la cute un pochettino più sporca, questo è un ottimo rimedio temporaneo. Lo si spruzza, lo lascio in posa, magari anche proprio il mattino di corsa mentre mi sto facendo la colazione, prima di far colazione spruzzo, tempo di fare la colazione 5-10 minuti, vado poi a tamponare con una salvietta e a pettinare e via, sono a posto. Questo è appunto in particolare al profumo di fiori, ma ho provato quello all'anguria che era buonissimo, ho provato un'altra versione che è anche quella floreale, comunque sempre profumazioni buonissime, fa Balea, quindi insomma difficilmente potrete trovarvi male con una profumazione. E adesso ultimamente l'ultimo haul che ho fatto, che non so insomma appunto se avrete già visto o meno, ho acquistato una versione 6 in 1 che non avevo mai preso prima, la differenza è che quello è anche volumizzante, quindi bah, vedremo la differenza. L'ho usato una volta per il momento quello e mi sembra identico l'effetto e ve ne parlerò poi meglio più avanti. Comunque questi ottimi, ripeto, 2, massimo 3 euro, ma neanche, non arriva ai 3 euro. Poi, ah, eccolo qua, ecco l'altro prodotto tutto unto, tra l'altro, ovviamente, della linea appunto dell'Iper, questo qui, questo più un prodotto diciamo viso per tutti, questo invece 03 Bio, quindi una linea diciamo pensata per i bambini, quindi un olio corpo, anche questo certificato Cosmos Organic CEA, senza parabeni, profumi, coloranti, eccetera, eccetera. Quindi un prodotto biologico, 200 ml, 6 mesi di PAO. Questo l'avevo pagato, mi sembra, due... Scusatemi, ma sopra sono ancora vestita dal lavoro, ma sotto ho messo il pigiama per essere più comoda. Mi ero dimenticata di questa cosa, ho tirato sulla gamba perché mi stava venendo un crampo e così avete notato il mio bellissimo pigiama. Ancora di pile perché io sinceramente ho ancora freddo, ragazzi, in questi giorni. Sarà il brutto tempo, non lo so. Io ho proprio ancora freddo, quindi sto ancora zappa. Vabbè, casa mia ci sono sempre quei 2-3 gradi in meno. Però in casa, anche quando magari fuori c'è il sole, che c'è una bella giornata, che fuori si sta da Dio, si sta anche in mezza manica, io entro in casa e devo coprirmi, devo mettermi la felpa perché ho freddo. Comunque, tergiversando meno, 100% di origine naturale sul totale e 20% biologico sul totale. Questo
È un olio di... Cosa c'è dentro? Scusate, che cerco di capirlo perché non mi ricordo. Dice che va bene per il bagnetto dei bambini oppure insomma sulla pelle per idratare. Quindi sia per detergere che per idratare, un po' come tutti gli altri oli. E gli ingredienti: capril trigliceride, Elianthus annus seed oil, octildodecanol tocopherol. Quindi non è un olio purissimo, però insomma va bene, soprattutto per il prezzo, perché l'avevo pagato, mi sembra, sui 3-4 euro. Per 200 ml, non ricordo, non vorrei dire una stupidaggine. Comunque, se volete esserne sicuri, nel video haul acquistato all'Iper, quindi credo che ce ne siano uno o due. Questo era uno dei primi, quindi al massimo andate a cercare dove vedete scritto Iper nel titolo e credo, spero, magari se mi ricordo ve lo metto io comunque sotto. E nel video haul sicuramente ho lo scontrino alla mano e quindi avete il prezzo preciso. Comunque sì, sui 3-4 euro al massimo, perché sennò non l'avrei acquistato. Sicuramente se l'ho preso era perché aveva un prezzo conveniente rispetto magari ad altri oli che avevo già provato. Sì, 2-3 euro al massimo, credo. Non lo so, è inutile che sto lì a pensarci perché non mi ricordo. Comunque sono 200 ml. Non aveva profumazioni particolari. Ecco, mi sono schizzata in faccia. Un olio corpo normalissimo, anche questo senza infamia, senza lode. Anche questo sinceramente non so se lo ricomprerei perché non mi ha fatto impazzire. Preferisco molto di più quello di Natura Bella di Pierpaoli che trovo all'Eurospin. Pagato anche quello 2 euro, 3 euro e ha un profumo molto buono, delicato di bambino proprio, sa quello, quindi per esempio quello mi piace di più, anche proprio come olio sul corpo lo sento più consistente, più nutriente, più levigante. Questo è un po', mi sembra quasi diluito, cioè non è un olio di quelli belli da spalmarsi. Sì, cioè diciamo che anche qua stesso discorso che per il tonico, se mi dovessi trovare in una situazione di carenza assoluta in cui non ho nessun prodotto, ho un'emergenza, cosa che sinceramente è impossibile perché non è un'emergenza l'olio corpo, però se mi dovessi trovare proprio nella situazione in cui è prima di tutto scontato e mi necessita proprio, allora sì, probabilmente li riacquisterei, se no, no. Poi, terminato, balsamo Ultra Dolce Garnier. Questi balsami mi piacciono molto, ne ho provati non tantissimi, però alcuni, finiti velocemente, questa forse è la pecca maggiore, anche perché io di balsamo ne uso veramente, veramente, veramente tanto. Questo era alla Pappa Reale Propoli Miele, districa, rinforza, protegge e nutre per capelli fragili e che si spezzano. Questo l'ho utilizzato nel periodo, quest'inverno praticamente. Quando appunto sentivo i capelli particolarmente fragili e quando ne trovavo veramente tanti, tanti, tanti nella spazzola quando mi pettinavo, cosa che capita anche adesso sicuramente, però un pochino meno rispetto a quest'inverno, sinceramente, forse perché comunque sto continuando a fare anche maschere, pacchi e quant'altro, quindi li sento un pochettino più nutriti e più idratati. Diciamo che, vabbè, si dice che ha estratti naturali, ma ovviamente non è un prodotto biologico né naturale, ecco. Vabbè, la plastica qua riciclabile ci piace, e ci sta, visto tutto lo spreco di plastica che facciamo. Dice ingredienti naturali o di origine provenienti da fonti rinnovabili. Prodotto in uno stabilimento impegnato nello sviluppo sostenibile, vabbè, che dire, districa ni, rinforza sicuramente, protegge e nutre anche. Diciamo che a me, cioè quello che guardo io tanto in un balsamo è che districhi. Obiettivamente parlando, la prima sensazione che devo avere è quella di morbidezza,
e di un capello veramente morbido, pettinabile, bello districato. Diciamo che è una cosa che poi ho notato con tutti in realtà. Per avere un bel effetto districante dovevo metterne veramente tanto e lasciarlo in posa più di qualche minuto in modo che facesse un po' effetto e poi il risciacquo ovviamente erano belli morbidi e lisci. Sì, mi è piaciuto, non ho notato sinceramente una grandissima differenza tra questi e le altre linee, mi sembrano un po' tutti uguali. Devo essere anche onesta e sincera che non mi ricordo perché questo è passato veramente tanto tempo e li ho usati uno dietro l'altro, questi balsami. E sinceramente, ora dirvi qual era l'effetto effettivo che aveva sui miei capelli è dura, sono sincera, non mi ricordo precisamente. La cosa che ricordo è che sì, un buon balsamo, ma io voglio più l'effetto districante e questo me lo dava un ni, cioè sì, mi dava qualcosa sicuramente. Se io non metto balsamo sono impettinabili i miei capelli, cioè proprio si fanno i rasta, pur avendo i capelli tendenzialmente lisci, un mosto un po' così spettinato ma tendenzialmente lisci, quindi non ho capelli ricci che li piastro, cose strane, cioè io sono vabbè, adesso sono legati, non potete capirlo, però i miei capelli generalmente sono così come li vedete nei video, non faccio mai niente. La mia routine capelli è quando li lavo, mi faccio la treccia in modo che rimangono in ordine per un giorno. Il giorno dopo la disfo in modo che ho come si dice, il mosso e mi metto la mollettina dietro. E il giorno dopo ancora, se sono un po' più sporchi, mi faccio la coda alta. E il giorno dopo li lavo. Bene o male, questo è. Quindi sicuramente li ha nutriti, li ha ammorbiditi, però ecco, l'effetto districante poteva essere anche meglio. Però per il pagato in offerta 2 euro e qualcosa, se lo dovessi trovare ancora in offerta, magari sì, perché no? È comunque un buon balsamo. Poi, sempre un altro prodotto per i capelli. Allora, questo di El Verde è un prodotto biologico. Questo diciamo che è stato un po' una mezza delusione. Non una delusione, perché comunque mi è piaciuto, aveva un profumo buonissimo, è uno spray alla passiflora bio di appunto al verde che è la linea biologica del DM, è certificato, non vedo qua, vabbè vegan e boh, non riesco a vedere, comunque è un trattamento idratante bifasico spray per capelli al fiore della passione e al riso, sono 150 ml. I prodotti DM non hanno PAO, ma hanno scadenza, che ovviamente io non ho superato, adesso non ricordo dove sta scritto, però comunque è terminato, quindi pace. E allora, per capelli secchi e rovinati, senza silicone, agitare bene prima dell'uso, spruzzare il trattamento dopo il lavaggio sui capelli precedentemente tamponati, procedere quindi a pettinarsi come di consueto, non spruzzare negli occhi, ma va. Allora, io questo lo utilizzavo, sì, come diciamo appunto trattamento dopo il lavaggio, ma mi è capitato anche di utilizzarlo in realtà per inumidire i capelli se volevo fare un impacco pre-shampoo con un olio. Quindi l'ho utilizzato in queste due varianti, giusto per non diciamo bagnare completamente i capelli sotto l'acqua, soprattutto in inverno, andavo a spruzzare questo su tutti i capelli. Devo dire che anche qui, profumo celestiale, buonissimo. Sicuramente li andava a idratare, però non ho notato grandissima differenza, nel senso che qua dice per capelli secchi e rovinati, ma diciamo che non dice l'effetto che dà, quindi non posso diciamo giudicare il prodotto dicendo no, non fa quello che dice, perché in realtà qui dice che è un trattamento idratante. Idrata, idrata. Non ho notato un chissà quale effetto né ammorbidente né districante, quindi è andato semplicemente a idratare il capello e lo sentivo magari un pochettino più ristrutturato, quindi effettivamente un capello molto diciamo secco e rovinato qualcosa faceva. Però se devo essere sincera anche qui non ho visto chissà quale miglioria, per cui è un ni. Il prezzo di questo non me lo ricordo
Detta proprio sinceramente, se costa più di 4 euro non lo andrei a ricomprare. Non è un prodotto bocciato assolutamente perché comunque mi piaceva utilizzarlo, mi piaceva, non lo trovavo sufficiente da solo, nel senso che quasi sempre dovevo, prima di asciugarli, aggiungere anche un olio al capello bagnato, perché sennò, i miei purtroppo in questo momento sono troppo, troppo, troppo secchi. Quindi per quanto riguarda il fatto di andare a idratarli, sì, qua non dice nient'altro, quindi se dobbiamo attenerci a quello che ci dice è un trattamento idratante e va bene. E non noto nessuna differenza proprio a livello del capello. Se vi aspettate un qualcosa che vada a districare, ammorbidire, lisciare, rendere più pettinabile il capello, quello no, non ho notato questo effetto. Quindi è un mi, per quanto riguarda i miei capelli, magari su altri capelli è favoloso. Potrei ricomprarlo, ma dipende un attimino dal prezzo e da come mi gira, diciamocelo. Poi, terminato, mio Dio, questo mi dispiace tantissimo di averlo terminato perché l'ho adorato. L'idrolato di Elicrisio della Saponaria. Avevo preso su Ecoverde diversi idrolati in questo formato qui della Saponaria. Questi sono 100 ml pagati 3,50 euro, in offerta 3 euro, insomma il prezzo è comunque quello, centesimo più centesimo meno, diciamo che più o meno siamo lì. E allora l'idrolato di Licrisio l'avevo preso perché leggendo diciamo la scheda tecnica del prodotto sul sito dava tantissimi utilizzi veramente interessanti, compreso l'utilizzo zona occhiaie e se non sbaglio anche sui capelli, ma non vorrei dirvi una stronzata. Comunque era uno di quelli che mi ispirava di più. Avevo sentito dire che non aveva un buon profumo, in realtà a me il profumo piaceva tanto, un profumo comunque erbaceo di... A me ricorda il tè verde, l'estate mi ricorda tantissimo. Un profumo comunque forte, non è un profumo delicato, è un profumo sì, erbaceo, però consistente, ecco. A me piaceva tanto, mi dava proprio l'idea di qualcosa di sano, di nutriente, qualcosa che facesse veramente bene alla mia pelle. Questo era indicato per le pelli comunque miste, un po' impure, perché aiutava a purificarle e con l'utilizzo, insomma, costante a renderle più belle, più pulite, la pelle più bella e più pulita, appunto andava a idratare la zona del contorno occhi, quindi io lo usavo tranquillamente anche sugli occhi, anche se in realtà c'è scritto di non usarlo sugli occhi, questo in realtà è scritto su tutti, ma io tranquillamente valutavo a seconda della reazione che aveva, se mi bruciava non lo usavo più sugli occhi, se invece non mi faceva nulla continuavo a usarlo tranquillamente. Non hanno appunto PAO, ma hanno una data di scadenza e questo scadeva a gennaio del 2020, ma purtroppo è già terminato. Insieme a questo avevo preso la rosa, che metà mi è caduto per terra, vabbè, lasciamo perdere, e il rosmarino che ho ancora in uso, non perché non l'abbia, diciamo, utilizzato, anzi, ma l'ho lasciato lì in stand-by perché non volevo finirlo, perché anche quello mi è piaciuto molto e quindi ho aperto altri tonici e l'ho lasciato quello in stand-by proprio per una questione di nostalgia proprio, perché non volevo proprio finirlo. Questi idrolati mi piacciono molto, sicuramente è un prodotto che andrei a ricomprare. L'unica cosa che non mi piace è il packaging, sinceramente, perché è molto sintetico, molto da prodotto, da materia prima, come giustamente poi è, perché gli idrolati comunque sono un ingrediente fondamentale di molte ricette cosmetiche per chi spignatta. Io non faccio quasi mai nulla, mi è capitato, cioè il mio intento era di prenderlo anche, di prenderli anche per fare qualche ricettina, ma poi purtroppo il tempo è sempre quello che è, ho tanti prodotti comunque già realizzati, già cioè, comprati da smaltire e quindi è raro che mi metta a fare degli spignatti. L'intento c'era, la volontà pure, però poi la voglia e il tempo, quello no, e quindi non ho fatto praticamente nulla.
Vanno bene anche sui capelli, quindi se vi interessa qualche ricettina, comunque andatevi a leggere le schede tecniche sul sito di Eccoverde degli idrolati e vi dice un sacco di cose interessanti e utili. Io ora non ricordo sinceramente tutto nel dettaglio, ma trovate tutto scritto lì e vi vengono delle idee pazzesche e poi li volete tutti. Sicuramente comunque li andrò a ricomprare. Per il momento l'ultimo ordine che ho fatto da Eccoverde li ho sostituiti con quelli di Anthos perché costavano un po' meno per una quantità maggiore di prodotto, per cui per quell'ordine ho voluto provare a cambiare, a vedere com'erano quelli. Attualmente sto usando quello alla lavanda e mi piace moltissimo. Però a me questo qua, l'elicrisio, aveva fatto proprio impazzire, cioè mi piaceva molto come mi lasciava la pelle bella fresca, idratata, compatta, non vanno tanto a, diciamo, raffinare la grana della pelle a livello dei pori, perché comunque non sono tonici, ma sono idrolati, quindi l'effetto è un po' più delicato rispetto al tonico, che è un po' più astringente, poi dipende da tonico a tonico, ovviamente. Però a me erano piaciuti veramente, veramente, veramente questo qua, l'elicrisio, in modo particolare. Quindi questo lo ricompro sicuro, sperando in qualche offerta. Poi ho terminato quest'acqua profumata di Sien che potete trovare alla Lidl. Questa è la mia preferita, more e muschio. Ce ne sono di diversi tipi, diverse profumazioni, ma io continuo a ricomprare questa. Addirittura la prima, devo ringraziare la mia collega perché lei va spesso a fare la spesa alla Lidl, io invece non ce l'ho vicino. E quindi la mia collega, siccome sentivo che aveva questo profumo, mi aveva detto che era quest'acqua profumata, la prima confezione in assoluto l'avevo fatta comprare a lei perché mi piaceva tanto e lei ci andava comunque a fare la spesa, quindi ho detto dai, fammi il piacere, compramela. E me l'aveva acquistata lei. Dopodiché, quando sono poi andata io alla Lidl, tutte le volte che vado me ne porto a casa una confezione. Costa 2 euro e qualcosa, 2,99 forse al massimo, quindi comunque sui 3 euro al massimo. Per 150 ml di prodotto e 36 mesi di PAO, si può usare diciamo come profumo, ma in generale su tutto il corpo. È un'acqua profumata, contiene alcol, vabbè, non ci facciamo caso, a me non dispiace, non dà fastidio. Dovrebbe avere anche succo di aloe all'interno, esatto. Che dice di agricoltura biologica, però non ha certificazione, ovviamente non ha un bel niente, però ve lo segnalo. E poi no PEG, no parabeni. Aloe vera bio rinfresca e profuma la pelle, donando idratazione grazie all'aloe. Vaporizza generosamente su tutto il corpo. Mi piace moltissimo e il fatto che ne abbia acquistate più di una confezione vuol dire che mi piace. A me piace in modo particolare questa more e muschio. Si sente più le more, il muschio non si sente perché non sono un amante del muschio. Io sento tanto, 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 tanto la mora. L'ultima volta ho voluto provare a cambiare, a prenderne un altro ai frutti rossi e vaniglia. È lì, non lo vedo, quello con la confezione arancio. Vedo la confezione ma non vedo la scritta e non ho voglia di alzarmi. Comunque ho voluto provare a variare, però devo dire che la profumazione di questa per me rimane la migliore. Poi De Gustibus, però un prodottino così, un'acqua profumata efficace che dura perché comunque chi quando me la metto c'è, non tutti ovviamente, qualche naso sopraffino, però sì, si accorge di questa. Infatti c'è una mia amica che la vuole anche lei, ogni volta che la metto si accorge che ho questa, mi dice ah, quella mora, buono buono, quindi vuol dire che comunque perdura anche durante la giornata. Certo non mi dura tutto il giorno, però insomma vabbè, si può anche rispruzzare, eh? E niente, insomma mi piace. Sicuramente la ricomprerò. Poi, ecco qui un altro idrolato, sempre della Saponaria, quindi il fratello, diciamo, suo. Ne avevo presi tre quel giro, rosmarino è ancora in bagno e questi due sono quelli terminati. Anche questo, vabbè, solito 100 ml, questo scadeva tra un anno e questo era la rosa. Quindi senza che mi dilungo nelle varie proprietà dell'acqua di rose, la conoscete credo tutte, quindi non perdo tempo a dirvi cose che sapete, e se non le sapete
vi informerete sicuramente, ma io credo che sappiate tutti quelle che sono le utili e magnifiche proprietà, insomma, della rosa. Allora, che dire di questo? Sinceramente mi è piaciuto un po' meno rispetto a quello dell'idrolato. Sarà che a me sì, la rosa piace, ma non fa impazzire. Preferisco l'olio di rosa piuttosto che l'idrolato, se devo essere proprio sincera, sincera. Il profumo, vabbè, originale, cioè non è quelle rose contraffatte, ma sa proprio di fiore, quindi un profumo direi appunto originale, perché il termine che mi viene in mente in questo momento è più appropriato per descrivervi questo odore. Non mi fa impazzirissimo, però insomma è il profumo di rosa e io ho notato effetti migliori con questo per la mia pelle. Questo l'ho trovato più delicato, questo mi dava un'azione un po' più stronga a livello di pulizia del viso, a livello di come dire, sì, di purificazione. Questo invece mi andava a lenire, idratare e lo trovavo più delicato. Quindi li ho usati a seconda della necessità. Mi piace sicuramente. L'acqua di rose si trova in generale, è un prodotto più facile da trovare rispetto all'idrolato di Elicrisio o ad altri idrolati un po' più particolari. Quindi, se lo trovo in offerta, perché no? Sicuramente mi è piaciuta in generale questa linea, quindi potrei ricomprarli. Però è anche più facile trovarli anche di altri brand, quindi magari per cambiare è più facile che riacquisti questo piuttosto che questo alla rosa, perché quello alla rosa lo posso trovare anche altrove, magari anche a un prezzo più basso. Quindi sì, mi è piaciuto e insomma sicuramente ve lo consiglio, però ecco, c'è anche altro. Per il momento questo è tutto, per oggi mi fermo qui, questi quindi erano i prodotti finiti di questo periodo, in realtà di questo lungo periodo, ne ho tanti altri da mostrarvi e quindi presto vedrete anche gli altri video. A presto, un bacione!